pescheresse Stefano Di Fulvio su Zytec Sella PA30 è stato il dominatore assoluto della 61esima edizione delle svolte di Popoli, con una sommatoria finale tra le due prove di 6, 16 e 52. Il pilota abruzzese si è letteralmente superato, chiudendo la prima manche nel tempo di 3.05.25, meglio del crono record che deteneva Simone Fagioli. Hanno provato a insidiarlo in ogni modo sia il giovane Luigi Fazzino, o Sella PA 2000 Turbo, con il tempo di 6.27.65, sia Dario Gentile, Honda PA 21S, 6.54.36 il suo tempo, ma hanno pagato un ritardo evidente dallo scatenato Di Fulvio. Bellissima manifestazione su questo percorso che merita sicuramente, come ha già meritato, altri palcoscenici e altre vetture importanti. Sempre una grande partecipazione di pubblico. Assolutamente sì, infatti il nostro ritardo anche questa mattina è dovuto al fatto che con la polizia abbiamo sistemato, collocato il pubblico nelle zone dove era previsto. Quasi 100 i partecipanti che hanno onorato la 61esima edizione della cronoscalata svolte di Popoli, che si conferma essere uno degli eventi clou dell'estate abruzzese, oltre ad essere una delle corse automobilistiche in montagna tra le più antiche d'Italia. Il pubblico ce n'è tantissimo, sui tornanti è pieno, le montagne sono piene. Abbiamo 100 piloti iscritti con le auto da gara, abbiamo una sessantina di apripista, club a Barta Abruzzo, abbiamo gli amici dei Rombi del passato che saliranno con le loro auto storiche. Speriamo in meglio anche l'anno prossimo, ne aspettiamo ancora di più, sperando in un campionato italiano per l'anno prossimo. 61 candeline sono tante, la storia di Popoli è molto legata alle svolte, alla cronoscalata. Pensiamo che, se riflettiamo, questo percorso è sempre stato lo stesso, quindi 61 anni fa chi ha fatto questo percorso ha visto gli stessi muretti, lo stesso traguardo, quindi non è mai cambiato nulla. La nostra storia è legata a questa manifestazione, andiamo sotto braccio con la SD Svolte di Popoli, che ringrazio in ogni occasione per il lavoro egregio che fanno ogni anno. Si impegnano non solo per la manifestazione, ma è un'associazione che lavora tutto l'anno per raggiungere questo risultato. Tantissimi iscritti insperati, visto la collocazione un po' particolare quest'anno, quindi comunque siamo soddisfatti. In quest'ottica stiamo, per questa tradizione motoristica che abbiamo, ricordiamo sempre che Popoli Terme ha anche un altro legame con i motori, con la figura di Corradino D'Ascanio. A breve inaugureremo il Museo dei Motori a Popoli, dove la cronoscalata avrà il suo ampio spazio, e quindi viaggiamo in questa direzione e contiamo sempre di fare meglio.